Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi ho il grande piacere di avere qui come ospite Francesca Capacchietti, che è consulente di comunicazione, e durante la puntata vi daremo delle informazioni più specifiche. Buonasera Francesca e benvenuta. Buonasera a lei, Nina, buonasera. Sappiamo che tu hai una trentennale esperienza nel mondo della comunicazione in vari settori. Che cosa ti ha indotto ad occuparti di sanità? Allora, io diciamo che lavoro veramente da tantissimi anni nel campo della comunicazione. Vengo da una formazione classica, perché io sono, a parte gli studi, i master in comunicazione che ho fatto, poi mi sono formata lavorativamente parlando in Armando Testa. L'Armando Testa, come credo un po' tutti sappiano, è una delle più grandi agenzie pubblicitarie in Italia. Negli anni Ottanta è stata veramente la fautrice delle campagne Eni, BNL, insomma grandi grandi clienti. E poi, andando avanti nel tempo, io sono diventata veramente solo concentrata sulla comunicazione, e quello che mi piaceva tanto capire erano i mezzi di comunicazione, le modalità, il tipo di messaggio da dare e come veicolarlo. Per cui pian pianino, diciamo, mi sono evoluta all'interno dell'Armando Testa, poi sono passata attraverso altre esperienze, fino a che non è arrivato il web. Io posso dire di fare parte di quella generazione che il web l'ha visto nascere, e chiaramente, essendo un'appassionata di comunicazione, come è venuto fuori questo nuovo mezzo così, dalle potenzialità così estreme, la prima cosa che ho fatto, mi ci sono buttata a capofitto nello studiare, nel formarmi, e così ho avuto anche modo di conoscere molto, molto, in maniera molto, molto approfondita, quali erano le potenzialità e di capire le differenze che c'erano tra il media classico, quindi parliamo di TV, parliamo di stampa quotidiana, stampa periodica, nonché affissione radio, cioè diciamo quello che era la parterre dei mezzi classici, con le nuove tecnologie. E ho detto: qui abbiamo il mondo a disposizione. E chiaramente mi sono messa a studiare, cioè ho ricominciato a studiare, se vogliamo, e sin dall'inizio, dal 99, mi sono buttata a studiare questa cosa del web, e ho applicato le mie conoscenze classiche a queste nuove tecnologie. Una delle mie passioni, oltre alla comunicazione, è la medicina. Quindi, siccome mi sono sempre occupata per mio piacere della medicina, nel 2017 ho avuto modo di incontrare il professor Vigili, che è anche un vostro amico, diciamo. Con lui abbiamo iniziato a parlare diciamo, di un portale sulla medicina otorinolaringoiatrica. Chiaramente, come tu ben sai, parlare di queste, diciamo, delle branche della medicina non è semplice, perché includono tantissimi, tantissimi argomenti. E abbiamo iniziato così, con un sito web, dove, siccome lui aveva tantissimo materiale, l'abbiamo iniziato a catalogare, a mettere in questo sito. Poi, chiaramente c'era bisogno di diffondere, cioè di far sapere alle persone che c'era questo portale informativo, perché qui parliamo sempre di informazione. E abbiamo scelto con molta oculatezza quali erano i canali più giusti per arrivare alle persone, facendo capire l'importanza di questo portale, e abbiamo iniziato a comunicare. E quindi qui è iniziato. Poi gli altri medici sono arrivati da soli. È arrivata la dottoressa Cavalieri, la dottoressa Ferraro, insomma, diciamo il professor Eh sì, e Francesco. noi abbiamo avuto modo di conoscerle diversi di questi medici. Nello specifico, quindi, Francesca, come si svolge il tuo lavoro? Allora, il mio lavoro, diciamo che inizialmente io incontro il medico e cerco di capire che cosa vuole comunicare. Qui parliamo chiaramente di comunicazione al paziente, comunicazione, cioè informazione sulle patologie, sui vari studi, diciamo, su tutti gli aggiornamenti di quello, diciamo, dei passi che fa la medicina. Io parlo con il medico, poi iniziamo a fare delle ricerche. Io devo, quando inizio a parlare con un medico, capisco
che cosa ha a disposizione come materiale, che cosa vuole comunicare, allora a quel punto inizio a cercare nel web attraverso degli strumenti adatti, perché sono strumenti che noi usiamo quotidianamente per il nostro lavoro, e iniziamo a cercare quali sono le parole, gli argomenti che i pazienti cercano di più nel web, quali sono diciamo gli aspetti di determinate patologie più ricercati. Possiamo parlare di, chiaro, tonsille dei bambini piuttosto che la protesi di spalla, piuttosto che, insomma, chiaramente io, analizzando tutto questo, utilizzo delle tecniche di SEO, che praticamente sarebbe una tecnica di, l'acronimo è Search Engine Optimization, che permette, questa tecnica praticamente, di lavorare in maniera tale che poi, quando le persone vanno a cercare quella patologia, quelle informazioni su quella determinata patologia, i nostri risultati, cioè ciò che è scritto nel sito informativo dei vari professionisti, emerga, diciamo, noi diciamo in prima pagina, ma non è inappropriato. Certo, si avanti nel motore di ricerca. Esatto, cioè è un'ottimizzazione per i motori di ricerca. Questo consente a chi va a cercare di trovare più facilmente le informazioni, tanto più sono dettagliate, tanto più sono diciamo corredate da foto, da video, e insomma tutto questo. Praticamente poi io, fatto questo, lo riferisco al professore, il professore prepara gli articoli, prepara tutti i materiali, poi io lavorerò nel sito, lavoro nel sito, e poi attraverso i canali social, che sono una parte importante anche del mio lavoro, tanto quanto quello di ricerca e di inserimento dei contenuti all'interno del sito, attraverso i giusti canali social, noi diffondiamo l'invito alla lettura. Allora, il discorso è questo. Una delle cose che volevo dire è che c'è anche una ricerca molto approfondita per quanto riguarda la tipologia del canale social, perché i canali social sappiamo non essere tutti uguali. E allora, a seconda del tipo di contenuto pubblicato nel sito da veicolare attraverso i social, io studio quali siano i social più adatti ad un certo tipo di informazione. E fatto questo, noi andiamo online e si procede attraverso questo sistema qui. Questo è diciamo una parte del mio lavoro. Poi facciamo anche delle dirette dalle sale operatorie, insomma si fanno tantissime attività, e queste attività sono tutte atte ad informare. Informare, che è la cosa più importante, perché come sappiamo adesso le persone, a parte il dottor Google, citato non soltanto da me ma anche da qualcuno dei miei medici, che dà delle informazioni che possono essere validissime ma magari sono carenti in alcuni aspetti, i professionisti invece possono dare delle informazioni chiare e dettagliate. Certo, Francesca, noi lo sappiamo bene, dietro una efficace comunicazione c'è un lavoro incredibile. Naturalmente i medici non hanno né le competenze neanche il tempo per potersene occupare, loro semplicemente, che poi non è semplicemente, danno i contenuti e poi praticamente tu pensi a tutto il resto. Quali sono gli aspetti più difficili del tuo lavoro? Allora, prima ho soltanto di dire una cosa. Il mio lavoro prevede inizialmente, oltre alla ricerca, come dicevamo, la creazione di piani editoriali, perché chiaramente abbiamo il piano editoriale è un timing che si segue in maniera molto scrupolosa, perché dal piano editoriale poi dipende anche la completezza del sito, ok? Sia del sito che della comunicazione sui social. Quindi i piani editoriali sono una base fondamentale sulla quale io lavoro, e sono l'aspetto più difficile. Sono l'aspetto più difficile per il semplice motivo che quello che mi capita è che i dottori con i quali lavoro hanno moltissimo materiale da pubblicare, quindi organizzare un piano editoriale ben strutturato
non induca anche noia nel lettore e che comunque tratti tutti quegli argomenti che vanno che vengono ricercati più spesso nel web, è fondamentale. Per fare questo chiaramente c'è un grosso studio ed è la parte più complicata. Poi sì, per carità, il discorso è che una volta che c'è il piano editoriale, io dico sempre, una volta fatto quello il più è fatto. Francesca, io nella mia esperienza con questo lavoro ho a che fare con medici e con strutture sanitarie e mi è capitato di sentir parlare di consulenti vari, di manager di vari tipi, social media manager, divulgatori scientifici e responsabili della comunicazione. Come definisci il tuo ruolo? Allora, io mi definisco un consulente di comunicazione perché in tutti questi anni in cui ho lavorato e studiato, perché questo è un lavoro in cui si studia sempre, ci si aggiorna sempre, ci si forma sempre, perché il web è in continua evoluzione, mi hanno consentito di avere un bagaglio di esperienza e conoscenza per cui mi sento di poter anche consigliare il medico su cosa è meglio fare e cosa non è indicato. Anche perché tu sai perfettamente che la linea è molto sottile tra la comunicazione e la pubblicità. Noi qui non facciamo mai pubblicità, facciamo sempre informazione. Informazione che è importante per i pazienti, è importante a volte anche per gli altri professionisti, è un motivo di confronto. E quindi diciamo che io mi ritengo consulente perché curo un po' tutti gli aspetti della comunicazione e quindi non direi social media manager piuttosto che direi proprio consulente di comunicazione, perché il mio, diciamo, è un po' una consulenza a 360 gradi. Quindi Francesca, possiamo dire che il tuo lavoro si svolge solo ed esclusivamente sul web, web che anche a detta tua hai appena detto che è in continua evoluzione. Come fai ad ovviare a questo problema? Allora, è uno dei, diciamo, è una, una parte del mio lavoro è dedicata alla formazione e ai continua corsi di formazione. In continuazione, perché il web è così, specialmente quando sei tratti con la SEO, come faccio io, scrivi nei siti internet e facciamo tipo di mestiere, analizzi, vedi social media e tutto quanto, se non ci si aggiorna e si rimane indietro non si può fare più il lavoro. Non si può fare, l'aggiornamento è fondamentale, anche questi, fortunatamente dopo il Covid, o Covid se vogliamo, ci sono state tante opportunità di poter seguire online, per Google, di formazione comunque anche nella scrittura, eccetera. Quindi io direi che è uno degli aspetti maggiori del mio lavoro ed è l'unico modo per risolvere questo problema, cioè per essere sempre al passo con i tempi. Quindi un aggiornamento continuo senza mai poter rimanere indietro, perché altrimenti ci si ferma. In che cosa differisce il tuo lavoro da quello di un social media manager? Dunque, io come dicevo prima, personalmente ritengo di essere un consulente di comunicazione a 360 gradi. Non soltanto dedicata al social. Il social è una parte molto importante per me, ma mi permette di capire quali sono i giusti canali, ma io mi occupandomi anche della SEO, qui andiamo a lavorare a 360 gradi proprio sui contenuti, sul tono della comunicazione, sugli aspetti, voglio dire, legati anche un po' alle regole legali da mantenere nella comunicazione, perché è un ambito abbastanza delicato. E quindi per questo, insomma, io sono anche un social media manager, sicuramente, perché tratto con i social media e sono una parte molto importante del mio lavoro. Però poi faccio anche tutto il resto, quindi comunicazione a 360 gradi. Benissimo Francesca, io ti ringrazio moltissimo per essere stata qui, è stato veramente un grande piacere e spero di avere altre opportunità di averti qui. A presto. Sicuramente, a presto. Arrivederci. Arrivederci.
E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.